Eccoci qua, ciao a tutti, mi chiamo Alex, ho 24 anni e da poco mi sono sottoposto al trapianto di capelli con la clinica che comunque mi ha consigliato un hotel, diciamo. Ecco qua, volevo un attimo raccontarvi la mia storia in breve. Se vedete, ho fatto solo praticamente qui nelle tempie, perché chiaramente i capelli che sono qui sono cresciuti il triplo di quelli che sono, tra virgolette, qui, anche di quelli che ho qua sopra. Niente, volevo raccontarvi la mia storia. Io praticamente ero indeciso su farmi questo trapianto perché comunque stavo perdendo anche un pochino di capelli qua sopra e mi dava leggermente fastidio avere le tempie, come posso dire, bianche, anche perché come lavoro faccio il modello, quindi non mi piaceva tanto l'idea, ecco. Quindi dopo varie informazioni, avanti e indietro per internet e YouTube, nella quale anche delle volte non mi fidavo perché volevo prenotare, non volevo prenotare, non sono riuscito tanto. Visto i video, testimonianze di Donatello che ci metteva proprio la faccia, anche gli altri, però Donatello l'ha fatto meglio nel spiegare le varie cose e tutto, mi sono deciso e dopo avergli mandato la mail e tutto, su due piedi ho deciso, ho detto vado a Istanbul, mi faccio il trapianto e sono riuscito a fare questa operazione, diciamo, subito. Allora, praticamente io sono partito una settimana e mezzo fa e per Istanbul, diciamo, ho preso il volo, sono arrivato lì e subito dopo in aeroporto c'è il ragazzo, l'interprete che ti chiama già il giorno prima per mettersi d'accordo con te riguardo l'orario e ti aspetterà fuori subito dall'aeroporto, ti porti in hotel e ti spiega già come funzionerà l'operazione del giorno dopo. Ecco, ti porti in hotel, ti fa mangiare il giusto così e il giorno dopo ti fa fare le analisi del sangue perché sono necessarie affinché tu possa fare il trapianto. Ti preparano per farti il trapianto, diciamo. Ti rasano la testa, poi dipende se vuoi farti rasare o meno. Se vuoi un risultato ottimo, dicono di rasarti la testa. Infatti, vedo che è veramente andata bene. È finita questa operazione lunghissima di 10 ore che io non ho dormito perché, anche se ti danno dei farmaci prima, dei tranquillanti, così magari delle volte ho sentito anche delle persone che dovrebbero dormire e non sono riuscito a dormire, ho passato l'operazione sveglio, e dopodiché dalle 7 in poi sono riuscito a tornare a casa in hotel e ti dico, prima notte è stata un po' tosta, anche perché con la scusa che sei tutto rosso qui, la clinica ti offre un cuscino come quelli nell'aereo, per dormire in aereo, cioè, per non farti appoggiare la zona donatrice dietro nel cuscino, anche perché è molto delicata, appena subito un'operazione, ti permette questo cuscino di mantenerla in sospeso, diciamo, e poter dormire meglio. Effetti collaterali non ne ho avuti, non ho avuto niente, anche perché comunque dopo l'operazione ti danno di assumere dei farmaci per 5 giorni, assunti tutti, ti danno quella crema, la lozione da mettere 2 volte al giorno nella zona donatrice qui, anche qua dietro, e la lozione e lo shampoo per iniziare a fare i lavaggi che puoi iniziare a fare dal giorno dopo. Molte persone riescono a farlo anche con la dottoressa che li fa in clinica direttamente il giorno stesso dell'operazione, però puoi anche iniziare a fare il giorno dopo, dipende anche soggettivo questo, dipende dalla clinica, ecco.